storia del fiume Asu. Perché alla scoperta del fiume Asu? Dunque, Giacomo Devoto, tra i più grandi indoeuropeisti del mondo, si soffermò proprio per quanto concerne la toponomastica del marchigiana, il termine As, per la sua valenza storica e soprattutto etnolinguistica. Perché? Perché il fiume Asu non è soltanto una bellezza da un punto di vista paesaggistico, cioè non ci sono solo tramonti e una fertile terra, ma una storia incredibile il suo toponimo, o ancora meglio il suo grafema, appunto il termine As. Questo termine As, i più grandi studiosi della linguistica picena ci hanno sempre detto e sostenuto come questo termine venisse da molto molto lontano, non solo una lontananza del tempo, ma anche una lontananza nello spazio, poiché questo termine, che è antichissimo, potrebbe risalire addirittura al nostratico, quindi ci troviamo intorno ai tempi del Neolitico, questo termine potrebbe provenire da molto molto lontano e quindi dalle terre ovviamente medio orientali. Questo toponimo appunto significa acqua potabile, sorgente, significa anche oriente, tant'è che lo stesso toponimo di Asia, pensiamo all'Asu, ma l'Asu ha lo stesso grafema dell'Asia. Siamo in una zona che le Marche vengono spesso definite come terre periferiche, ma che a livello storico, antropologico e archeologico sono invece delle zone centralissime, che poi le ritroviamo centrali soprattutto nel mondo piceno, un mondo che ovviamente faceva da collante tra la cultura celtica, il mondo del nord e la cultura greca, per cui era un punto di incontro tra il nord e il sud del Mediterraneo e di quello che poi oggi chiamiamo Europa o Eurasia. Questo non è un semplice fiume, è un qualcosa di più, è un qualcosa che addirittura, secondo alcuni studiosi come il Dall'Osso, era un termine di confine, per cui era al di là dell'Asu finiva il Piceno. Ma oltre a questo c'è da ricordare come questo termine è stato utilizzato, il termine Asu è stato utilizzato anche per descrivere personaggi come i famosi eroi argonautici, quindi il mito dell'argonauta alla ricerca del bello d'oro, c'era cioè un eroe che si chiamava Asio. Abbiamo altri Asio che erano dei re in quello che oggi noi possiamo chiamare Turchia, quindi nel senso che è un nome che ha una valenza storica molto molto importante. Oggi questo fiume ovviamente tenderebbe più che a dividere che a unire due zone come Marina d'Altidona e Pedaso. Secondo alcuni storici questo era un confine addirittura etnolinguistico, poiché è il confine tra il dialetto fermano e ovviamente i dialetti centro-meridionali. E attualmente questo confine linguistico è stato completamente superato e veicolato come tutti i confini, poiché il confine viene messo per essere oltrepassato, cum finus dal latino, per cui il confine non è mai una cosa statica, il confine ovviamente serve appunto per interagire. Oggi ci troviamo in una delle più belle zone del Piceno, siamo praticamente nel momento del tramonto, del sunset, si può scorgere ovviamente nominò e appellò sotto il nome del re Aesis. Questo re era un re pelasgo, la parola stessa quindi ci informa come questo re provenisse dalle terre dei pelasgi, quindi siamo nell'antica Grecia, addirittura i pelasgi sono i proto-ellenici, quindi il popolo che veniva prima degli Attici e di Atene, e questo re, secondo la leggenda, diede il nome al fiume Asu. Per cui non solo storia, non solo cultura, non solo cibo, non solo buona terra e buoni cibi che elargiscono la famosa longevità marchigiana, ma dietro c'è anche una profondissima storia che ha anticipato il popolo dei piceni e ha contribuito molto probabilmente all'etnogenesi del popolo piceno stesso e che trova un'ancora proprio in questo territorio della Valle dell'Asu. Qui un territorio molto spesso vilipeso che ci ha anche restituito ultimamente delle
importantissime necropoli, sia picene che romane, ma soprattutto questo credo ci ha restituito un'anticaglia dal valore inestimabile, ovvero un piccolo frammento di ceramica attica. Questo piccolo frammento di ceramica attica ci attesta come l'arte greca, la cultura greca, abbia completamente permeato quella picena e che quindi dove noi stiamo parlando oggi non solo c'erano gli indigeni, quindi il popolo piceno, ma era una zona multietnica, una zona atta e adatta al commercio, una zona quindi che aveva una certa apertura e un'abitudine